e con questa sono 100. E gli applausi, e gli applausi, iniziamo così. Sono 100, siamo arrivati a 100. Moreno, Big Mo. 100 cosa? Cento di quelle cose che adesso non ti dico. Cento. No, davvero, guarda, ho rifatto i conti, perché dico, sai, io mi perdo una cosa. Sono 100 puntate, ma ce l'abbiamo fatta, ma pensa che roba. Non l'avrei mai creso. Io ti sento un po' emozionato, perché tu adesso chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Sì, sono molto emozionato al pensiero di tutti gli amici che ci hanno mandato i saluti. Sono veramente molto molto emozionato, veramente. Ma guarda, hai ovviamente anticipato quello che sarà poi questa puntata, no? Noi l'avevamo avvisato, stiamo arrivando a 100, teneteci d'occhio, stiamo arrivando a 100, ci siamo effettivamente arrivati. Sono stati fatti anche controlli da avvocati, da notai, quindi sono effettivamente 100, anzi sarebbero 101, però una è stata registrata come fuori onda, dura 40 secondi ed è un fuori onda in cui ci siamo regalati una battuta con il nostro amico Giuliano Comici. Ecco, e per fare questa puntata, come Big Mo ben sa, abbiamo pensato di mandare l'augurio per l'anno nuovo, per questo 2022, a tutti quelli che sono stati i nostri ospiti, no? E in cambio, se volevano, potevano darci un contributo vocale che noi avremmo montato in questo episodio, che appunto è per festeggiare le 100 puntate. Moreno, sono veramente tanti, davvero, come tu hai detto, sono veramente tanti, io non me l'aspettavo. No, neanch'io, sinceramente, neanch'io. Veramente... Bisogna ringraziarli tutti, perché effettivamente ci vogliono veramente molto bene. Grazie, grazie a tutti quanti, proprio, ma a tutti. Davvero, grazie, perché Raysoft esiste perché ci siete stati voi, perché noi facciamo solamente da recipiente, nulla di più, ma i contenuti e le storie belle, le storie simpatiche, le risate, le avete regalate voi ospiti e voi che ci avete dato la possibilità di raccontarvele. Quindi tutti voi che avete ascoltato siete davvero tanti. Io all'inizio del progetto mai avrei pensato tanti download, tanti ascolti, per quello che è una nicchia come quello che purtroppo è diventata la nostra Ippica. Moreno? Sì, è vero. Perché? Ma noi riusciamo a farci degli amici, riusciamo anche a portare gente nuova all'ippodromo, che viene a trovarci, che ci ascolta, che ha scoperto l'Ippica grazie a noi, ai nostri ospiti, ai nostri amici. Quindi direi che in queste 100 puntate qualcosa abbiamo fatto. Non tanto, perché purtroppo non si può fare tanto, però qualcosina abbiamo fatto. Insomma, se non altro abbiamo lasciato anche un ricordo di quello che è indelebile, perché ormai il podcast, sapete, lo potete ascoltare quasi in diretta, appena montata la puntata, lo potete ascoltare dopo 2 anni, dopo 3, dopo 5, dopo 50. È un documento che rimane, sì. E noi abbiamo testimoniato l'Ippica. Noi siamo stati testimoni del trotto. Ascoltami, Big Mo, poi andiamo veramente ad ascoltare tutti questi auguri, sì. Tutte queste persone che hanno fatto parte del nostro percorso, veramente vi ringraziamo tutti. Ma quando tu avevi pochi anni, prima di salire sulle bighe, ma i podcast, sì, come venivano vissuti? Allora, lì i podcast erano un po' un casino, perché sai, lì le notizie si facevano 42 km di corsa per dare le notizie, no? Allora, sai, Salamina, Atene, tutte quelle cose lì, no? Quindi i podcast erano abbastanza lenti, non erano veloci come adesso, che arrivano in casa in un attimo, no? Allora, ci voleva delle ore. Erano vissuti proprio poco, perché, come ti dico, farsi dei 40 km di corsa non è che tutti fossero disponibili per dare le notizie, capito? Magari, ecco, qualche volta succedeva, ma non ha preso molto il podcast alla mia età, ecco, quando ero giovane. Adesso invece, grazie a lettere, grazie a tutto,
queste antenne, mega antenne, queste cose qua adesso sicuramente è una cosa, è il futuro, è il futuro. Noi siamo stati tra i primi in Italia a trasmettere il podcast sul trotto, sicuramente. Ecco, il podcast è una, è una, sì, modalità di comunicazione molto, molto moderna, che sta intercettando, sì, molto negli Stati Uniti, perché vedo, sì, vedo comunque che molte radio private, come si chiamano adesso, radio private, e trasmettono in podcast ultimamente, hanno cominciato anche il podcast, però quando abbiamo iniziato noi non è che anche tuttora non è che la gente sappia esattamente cos'è il podcast, no? Noi siamo stati i precursori, come si dice, non so cosa vuol dire, però adesso vado a vedere anch'io sul vocabolario, ci vogliamo vedere sul vocabolario, non so, ma vediamo. Ascolta, sai qual è per me una grande soddisfazione anche, no? Che tante persone, sappiamo che la tecnologia non è fondamentalmente amica delle persone, diciamo, di età un po' più avanzata, e vedere che tante persone si sono, no, tu sei perennemente giovane, questo lo sappiamo, no? Tu hai fatto il salto nel bagno di Cucun, esatto, e tu sei, quello sei rimasto da sempre, e però tanti che hanno provato ad ascoltarci facendo questo tentativo di ascoltare il podcast, che una volta di più voglio raccontare, cioè si va su internet, in un qualsiasi motore di ricerca, in uno di qualsiasi tondini dove ci sono scritti appunto i browser, e uno digita dove riesce Race of Podcast. Viene fuori un cavallino che corre libero su uno sfondo rosso, uno clicca e va a vedere tutti questi 100 episodi. In fondo è facile, ma qualcuno ci ha provato e ci è riuscito, adesso ci ascoltano anche quelli che non avevano questa manualità per farlo, quindi grazie anche a loro. A loro, sì. Io a questo punto, Moreno, partirei, sono veramente direi tanti, sì. Quindi adesso vi carichiamo uno dopo l'altro tutti quelli che sono stati i nostri ospiti, che ci hanno mandato un saluto per queste 100 puntate. Dove non trovate il nome o la persona, che magari si è dimenticato di dirlo, lo aggiungerò io, quindi sentirete magari ogni tanto la mia voce, ma veramente non ci saranno interruzioni, sarà solo un ascoltare con grande piacere tutti quelli che si sono un po' affezionati a Race Off, compresi voi che ci state ascoltando. Ci risentiamo alla fine per i saluti e per l'augurio definitivo per questo 2022. A tra poco. Tanti auguri di 100ª puntata agli amici di Race Off, di gran lunga il miglior podcast ippico. Come? È l'unico? Comunque il migliore. Stefano Zanerato. Buonasera Bob e buonasera Big Mo. Sono Giuliano, ciao. Sì, in effetti sono un po' ubriaco. Sono ubriaco di fatica, un poco per i brindisi che ho fatto perché sono andato in pensione e un poco perché li ho congiunti con quelli della fine dell'anno. E volevo salutarti, avrei tante cose da dirti, forse ci sei cascato perché ovviamente ubriaco non sono, e ti ho fatto questo piccolo scherzetto, spero che lo mandi in onda integrale con i tuoi commenti, e vi auguro ogni bene, perché insomma fate una trasmissione nel suo piccolo straordinaria, ma forse anche qualcosa più del piccolo. Confesso che non sono riuscito ad ascoltare tutte le vostre puntate perché è un lavoro monumentale. Sono stato vostro ospite, se volete chiamarmi anche una volta per il prossimo anno vi farò compagnia, ci faremo compagnia, anche perché appunto essendo andato nella categoria pensionati, non so se a Bologna li chiamano umarel, che mi sembra un termine del milanese, però sai quei signori che vanno la mattina presto nei cantieri, prima degli operai aprono già il cancello, vanno a verificare i lavori, poi dicono che il plinto è storto, che i mattoni non sono messi bene, poi li mandano ovviamente a quel paese. Ecco, invece di fare questo, se mi chiamerete voi in una puntata, insomma sarò contento di dare il mio contributo. Vi auguro ogni bene, lo auguro ovviamente al nostro mondo, che peraltro ne ha tantissimo bisogno, come sapete, e magari ci diremo prossimamente delle cose anche, diciamo, un po' urticanti. Vorrei fare un augurio di buon anno anche ai nostri dirigenti, ma francamente questo no, è meglio bere per dimenticare. Ciao ragazzi. Giuliano, comici.
Beh, ragazzi, se ho capito bene, si festeggiano le 100 interviste del vostro programma radiofonico di Race Off. Sì, ci avete deliziato della vostra compagnia, competenza e allegria, e con grande onore posso dire di esserne stato partecipe. Probabilmente per alcuni potrebbe essere questo un traguardo, ma conoscendovi sarà per voi solo un punto di partenza. E allora, come disse il nostro caro amico Cervone, che saluto affettuosamente ovunque sia, allacciate le cinture, ci saranno turbolenze in partenza. Ragazzi, continuate così. Un abbraccio. Christian dell'Aquila. Grazie ragazzi, siete dei fantastici compagni di viaggio della famiglia IP italiana. Un grazie di cuore, soprattutto a Big Mo. Massimo Pierini. Vorrei ringraziare la trasmissione Race Off per avermi ospitato in occasione della presentazione del mio libro Un ammiraglio a cavallo dedicato a mio nonno Ugo. Ci risentiamo nel 2022, incrociamo le dita, per il secondo volume dedicato a mio padre Carlo. Tanti auguri di buon anno a tutti voi da Flaminia Bottoni. Buongiorno, sono Andrea Montevecchi, siamo arrivati a fine anno, abbastanza, insomma, speriamo che il 2022 sia meglio del 2021. Race Off ha fatto cose buonissime per me, ha cercato di far ritornare all'ippodromo delle persone che erano assenti, quindi devo dire che Race Off è una cosa molto positiva, anche perché molti giovani non conoscono la storia dell'ippica e si sono interessati e hanno partecipato a questa, diciamo, manifestazione virgolettata, che secondo me è una cosa ottima, fatta bene, spero che prosegua. Però io più di 10 euro non ti do per quello che hai detto, siamo d'accordo così, eh? Bene, va bene 10 euro. Auguri per queste 100 puntate, speriamo di ascoltarne altre 100 nel 2022 e buon anno a tutti. Maurizio Visco. Buongiorno a tutti, sono arrivati a 100 puntate di Race Off, un podcast che è partito dal niente in un periodo difficilissimo come il primo Covid, e piano piano si sono fatte strada intervistando un po' personaggi di tutta la filiera, dagli allevatori, allenatori, guidatori, ma anche personaggi che tutti i giorni vanno dietro ai cavalli e che forse sono quelli che sono determinanti anche nella prestazione e nella resa di un cavallo. Credo che le 100 sia un traguardo limitativo e che sia solo uno dei tanti obiettivi che questa trasmissione in podcast può fare, anche perché l'ironia sia di Big Mo che di Bob si è affinata, per cui le puntate sono sempre più divertenti e piacevoli. In bocca al lupo. Michele Canali. Ciao Bob, io penso che il vostro sogno sia di arrivare alle 1000 puntate, e questo sarebbe un sogno anche per tutti noi che siamo sempre lì con voi. Bravissimi, vi ho visto anche l'altro giorno all'ippodromo, e fate bene a fare rivedere questi vecchi spot televisivi di corse di una volta, erano bei tempi. Ciao, buon anno a tutti. Giancarlo Masetti. Ciao Moreno, ciao Roberto e ciao a tutti gli amici di Race Off. Io sono Fabio Pasqualin e faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione bellissima, della quale sono stato partecipe per ben due volte, e conto di ritornare perché è un salotto che mi piace un sacco, e colgo l'occasione per fare i complimenti e i miei migliori auguri per altri 100 di questi giorni. Ragazzi, avete superato le 100 puntate, complimenti, 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 era un traguardo che sembrava quasi impossibile da raggiungere e voi ci siete riusciti. Bravi ragazzi, tanti auguri e buon 2022 con Race Off.
Tanti tanti cari auguri a voi di Bologna, un abbraccio affettuoso e grazie per l'importanza e il risalto che avete dato all'ippica italiana. Vi auguro tanta serenità e soprattutto pace. Un saluto da Susi Cervone, grazie. E noi di Resof qua dedichiamo un grande applauso al nostro amatissimo ancora zio Salvio Cervone. Ciao Robby, grazie per gli auguri e tanti auguri anche a te di buon anno. Per il Race Off state andando alla grande, complimenti, vi seguo sempre. Ciro Di Nardo. Ciao Bob, ciao Big Mo, che dire, visto che siamo in chiusura di questo 2021 non posso che ringraziarvi per aver portato una sana ironia e simpatia all'interno dell'ippica. Naturalmente i cavalli sono sempre gli attori principali e la nostra passione è quello che ancora tiene vivo il settore, ma quello che devo dire è che la vostra idea è stata fenomenale e lo dimostrano anche i video pubblicati e naturalmente anche il, diciamo, i follower del gruppo, e quindi per il 2022 devono almeno raddoppiare, questo deve essere l'obiettivo, perché è così che si vive l'ippica. L'ippica va vissuta in pista, ma va vissuta soprattutto fuori, in amicizia e condividendo la grande passione per i cavalli. Un abbraccio a tutti e auguri per un 2022 ricco di soddisfazioni. Vi abbraccio. Jessica Pompa. Super Race Off, grazie per la compagnia e per le belle puntate. Un abbraccio Ilaria. Ilaria Vecchi. Caro Bob Natale, ormai non posso neanche più mandarti la letterina di Natale con le richieste già passate. Le manderò a tua cugina la Befana, cosa vuoi mai? Però pensando bene a questo fine anno, le cose che indubbiamente butterei giù dal balcone sono tante nell'ippica, ma in cima a tutte salverei sicuramente la tua trasmissione Race Off, una cosa bellissima, stupenda, fuori da ogni schema, fuori da ogni bellissima. Complimenti Bob Natale. Ops, mi ero dimenticato di siglare. Jalent Family, un grosso abbraccio a tutti gli ippici italiani, vi vogliamo bene, siete nel nostro cuore. Ciao. Cari Bob e caro Big Mo, siete partiti per scherzo e guarda mo, siete arrivati a 100 puntate. Io le ho ascoltate quasi tutte, forse me ne mancano un paio. Durante le tue interviste ho sentito vecchi amici e personaggi storici, Pasqualini, Vaccari, Manzucato, il mitico presidente Tommasini, Montevecchi. Hai vissuto il corso dei gentlemen, di cui ho visto anche il video. Sei stato a Montechiarugolo e hai intervistato tutti quei bellissimi personaggi, quelle bellissime realtà, e me le hai fatte rivivere. Interessanti puntate come quella fra i due veterinari Cascio e Ballardini, personaggi come il dottor Laporta, Ferrero, e come in ultima la bellissima intervista all'ingegnere Biasuzzi e tutta la sua storia. Una delle puntate più belle che mi ricordo è quella con Vittorio Ballardini, dove ha parlato degli scherzi, dei suoi personaggi mitici come Fuggi Fuggi, Patapim e Patapam, e soprattutto Vendo Velocità, perché Vendo Velocità veramente mi ha fatto sbragare da ridere. Puntate come coi giornalisti Morelli e Luppi, tutto questo poi ti ha portato anche quest'estate a intraprendere questa bellissima esperienza a cavalli in pista, dove hai anche potuto intervistare direttamente i primi guidatori. E quindi nulla Bob e caro Big Mo, vi auguro altre 1000 puntate di questo podcast e forza Race Off per un bellissimo 2022 da Vincenzo. Ciao Vincenzo Martina. Auguri a tutta la redazione di Race Off, l'augurio sulle 100 puntate della trasmissione
e di farne altre 100 e di avere come ospite il sottoscritto, mettiamo alla 110ª. Tantissimi auguri e tantissime belle cose. È una trasmissione fresca, simpatica, particolare, che tutto sommato è anche fortunata. Da quando ho partecipato a una trasmissione, ho anche vinto il derby, per cui meglio di così. Di nuovo auguri. Walter Ferrero. Ciao ragazzi, tanti auguri di buon anno, prima cosa. E seconda cosa, complimenti per le 100 puntate, perché avete iniziato per scherzo e poi un po' da Facebook, un po' Teleromagna, un po' la radio, alla fine piano piano arriverete a Mediaset sicuramente. Ciao, tanti auguri. Marco Stefani. Complimenti per aver raggiunto le 100 puntate di cui sono stato ospite. Io una corsa l'ho vinta, anzi due. C'è stato un ospite da te che ha ancora, e il gioco di parole è questo, non ha ancora vinto, eppure sta correndo, sempre secondo. Mi sa che ti toccherà fare 1000 puntate prima di averlo da te in trasmissione. Un abbraccio e buon anno, ciao. Sergio Menichetti. Faccio i miei migliori auguri e un in bocca al lupo per un 2022. Un buon auspicio, se quest'anno avete raggiunto le 100 puntate, l'anno nuovo ve ne auguro 200. E spero sia un anno migliore anche per me, perché se continuo così mi tocca andare a lavorare alla Casa del Popolo col Menichetti. Speriamo proprio di no. Ciao, auguri. Spero di vincere presto. Giuseppe Ancora. Ciao ragazzi, auguri di buone feste e complimenti per il risultato raggiunto dalla vostra trasmissione. È sempre molto divertente, interessante, parlate sempre di tanti argomenti. Io mi sono divertita molto sia a partecipare sia a ascoltare varie puntate, quindi continuate così che intrattenete veramente un sacco di persone. Complimenti ancora. Sofia Ricci. Sono un vecchio ippico, nostalgico del parterre dell'Arcoveggio, e quindi per me Race Off è una boccata di ossigeno e per tornare a respirare quell'aria pura che c'era una volta e che da tanti anni nell'ippica non c'è. Però è anche vero che l'ippica è uno sport in crisi da tanti anni, ma fra mille difficoltà va sempre avanti. Il problema è che non c'è stato ricambio nel parterre, quindi quando si va a Bologna, Modestate e Cesena, le facce più o meno sono sempre quelle. Race Off è una iniziativa che ho subito sposato e gradito, perché onora il passato ma con uno sguardo al presente, quindi complimenti per le 100 puntate. Sandro Camerani. Allora, ciao a tutti e sempre viva Race Off. Il nostro amico Bob e il nostro amico Big Mo, perché Race Off è meglio di Facebook, fa ritrovare amici, fa rivivere aneddoti, fa risentire voci amiche di colleghi che erano amici, quindi gente allegra, il cielo aiuta, continuiamo così, grazie a tutti e ci risentiamo tante altre volte e tanti altri aneddoti da raccontare ne abbiamo. Un abbraccione a tutti, grazie ancora. Fabrizio Bongiovanni. Ragazzi, queste puntate che fate sono per noi che amiamo l'ippica come il sale. Auguri a tutti. Gianmarco Bonafè. Ciao Bob, faccio tanti auguri di buon anno a te e a tutti gli ascoltatori di Race Off per
anche il bellissimo risultato delle 100 puntate. Un saluto a tutti e mi raccomando, seguiteci sempre. Edoardo Baldi. Ciao ragazzi, 100 puntate non sono mica uno scherzo, eh? Roba da Beatles, da Bob Dylan, da Usain Bolt. Bravi, bravi, continuate così e cercate di essere sempre spiritosi con il grande Moreno e il grande sonno Trivi. Ciao. Giulio Luppi. Congratulazioni agli amici di Raceoff per il grande traguardo delle 100 puntate e auguri, auguri, auguri per un 2022 sempre al palo. Sono Giorgio Sandi, auguri a tutti. 100 di questi giorni a te Bob, al grande Moreno, enciclopedia ippica, e buon anno a tutti gli ippici e complimenti vivissimi per le 100 puntate. Speriamo in un anno bellissimo dove tutti i nostri cavalli siano vincenti. Ciao grandi, sono Mario. Complimenti per l'obiettivo raggiunto, vi auguro altri 10.000 puntate. Cento puntate, 100 scagliate, tutti al brevo. Ti saluto da tanti, buon anno. Ciao. Rino Ferri. Ciao Bob, ciao Big Mo, sono Zach. Ci tenevo a farvi complimenti per il traguardo delle 100 puntate. Tanta roba, eh? Anche se tra me e me pensavo, ma una volta che avevate intervistato me, le altre 99, che cavolo le avete fatte fare? Ma lo saprete voi. Ancora in bocca al lupo, siete forti. Per fortuna che siete in due a fare le puntate, così arrivate a 50 anni a testa. Auguri di centenario da parte di Mauro e Marina Biasuzzi. Ciao Roberto, ciao Moreno. Tanti complimenti per le 100 puntate di Race Off. La vostra anima vincente, passione e ironia. Io mi sono anche divertita, per cui continuate, continuate. Altri protagonisti, altre storie. Viva l'Ippica. Ciao! Rita Rivara. Salve ragazzi, sono Tempestini Enrico, volevo farvi tanti tanti complimenti per il raggiungimento delle 100 puntate, siete una coppia straordinaria, il grande Bob e il grande Moreno Monti, siete fortissimi, avete fatto tanti servizi originali e noi anche come amministratore di Amici del Trotto vi siamo sempre stati vicini e vi abbiamo supportato come voi avete supportato noi, quindi una grande alleanza che spero in futuro ci siano altre collaborazioni. Complimenti di nuovo a tutti e continuate a divertirvi come fate spesso durante la riunione delle corse e fate divertire anche le altre persone. Complimenti davvero, ciao a tutti, un abbraccio. Ciao Bob, io volevo farti i complimenti a te e comunque a chi gestisce tutto il discorso dei Race Off per il raggiungimento del traguardo delle 100 puntate. Secondo me avete veramente ideato una cosa molto 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 simpatica che ci fa conoscere una vera ippica e comunque chi ci lavora intorno, dietro alle quinte, i protagonisti e i cavalli e tutto quello che è ippica. Quindi guarda, ti rinnovo veramente i complimenti e spero che ci coinvolgerai ancora a fare una delle tue perle o delle tue interviste. Complimentoni ancora Bob. Francesca De Paolis. E sono 100, grazie Bob e Big Mo per aver inventato questa trasmissione fuori dagli schemi, che narra e racconta cose semplici di un'ippica romantica in cui si riconoscono i veri appassionati che meriterebbero di essere annoverati nel patrimonio dell'umanità. Noi siamo patrimonio dell'umanità. Spesso siete simpaticamente irriverenti,
ma mai fuori dalle righe. I vostri interventi, le vostre domande, le vostre considerazioni scaturiscono proprio da quell'amore verso questo mondo che riserva emozioni straordinarie, anche se purtroppo è spesso frequentato anche da persone vocate alla loro causa personale piuttosto che a quella comune. Per questo, ragazzi, raccomando a tutti di continuare ad alimentare le nostre illusioni, sperando non siano mai sopraffatte da speculazioni e da appetiti egoistici. Grazie ancora, grandi. Giulio Ravenna. E per Eisof insisti, persisti, raggiungi e conquisti. Purtroppo ce l'avete fatta. Un buon 2022 da Massimo Compagno. Ecco che si chiude l'anno in bellezza. 100 puntate di grande giornalismo ippico, fatto da due grandi persone, da due grandi giornalisti. Gianni e Pinotto, e non so chi sia Gianni e chi sia Pinotto. Greggio e Iachetti, e non so chi sia Greggio o Iachetti. Starsky e Hutch, e non so chi sia Starsky e chi sia Hutch. Bud Spencer e Terence Hill, e so perfettamente chi è Bud Spencer. Mi permetto tutto questo perché siete simpaticissimi, bravissimi, eccezionalmente grandi e siete una coppia indissolubile. Informateci ancora, teneteci tanta compagnia e ne aspettiamo altre 100. Grazie, sono Ingrid. Ciao a tutti, sono Pierluigi. Allora, intanto auguriamoci tutti quanti un 2022 pieno di qualsiasi cosa, basta che sia belle cose però, perché ormai penso che dopo 2 anni di questa tristezza non se ne può più. Ecco, ringrazio Roberto e Moreno per avermi dato la possibilità a suo tempo di ricordare la mia top model, ok, la grandissima Cavallone. Adesso stiamo aspettando le sue figlie, cosa combineranno. E basta, un augurio a tutti, ciao Pierluigi. Pierluigi Paradiso. 100 puntate di Resof, un traguardo importante per una trasmissione che, con il sorriso sulle labbra, ci ha permesso di conoscere anche intimamente personaggi noti e meno noti del nostro mondo. Ci ha permesso altresì di raccontare tratti delle nostre esperienze personali. Non posso esimermi dall'augurare a Resof altre 100 di queste puntate. Emilio Migliaccio. 100 puntate dite, io avrei qualche dubbio, ma visto che niente come sembra, contiamo gli anni della nascita di Cristo mentre i suoi seguaci festeggiano il compleanno con una settimana di anticipo, allora ci può anche stare che si festeggi un 100 puntate di Race Off un po' alla... E poi chi sarei io per giudicare Bob Big Mo? Posso solo che ringraziarvi per la passione e l'ironia con cui realizzate questa rubrica, che non manco mai di ascoltare. Avete saputo migliorarvi con il trascorrere delle puntate, proprio come alcuni puledri diventano poi grandi cavalli da gran premio. Continuate di questo passo, che prima o poi anche voi prenderete il trotto. Con simpatia e stima, un saluto da Max. Tra i tantissimi vocali che abbiamo ricevuto per in qualche modo ringraziarci, per fare gli auguri e comunque per spronarci anche magari a fare anche di meglio, e non è particolarmente difficile, anzi non dovrebbe esserlo, abbiamo ricevuto anche un messaggio scritto da Roberto Mazzuccato, in arte Mr. King o Signor King, che dir si voglia, e noi lo leggiamo molto volentieri, e anche perché la volontà di comunque comunicarci il suo ringraziamento ovviamente ci onora, ci fa piacere, quindi noi cogliamo l'occasione molto 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 volentieri. Per cui Roberto Mazzuccato ci scrive:
Un caro saluto a Trivisonno e Monti, narratori in chiave moderna di storie di vita ippica, antiche e attuale, mentori di emozioni e ricordi che scaldano il cuore. Buon anno e ancora 100 di queste Race Off. Noi ringraziamo ovviamente Roberto Mazzucato, come ringraziamo tutti quelli che ci hanno regalato un vocale, e proseguiamo con i prossimi racconti. Complimenti strameritatissimi a Bob e Big Mo per le 100 puntate, un traguardo importantissimo, e complimenti anche a noi che li abbiamo ascoltati per tutte queste puntate. Speriamo di continuare ancora. Roberto Righi. Grazie per gli auguri, Contraccambio, e sulle 100 puntate di Race Off spero che ci aggiungi uno zero, così abbiamo risolto l'operazione Race Off. Tutto bene, tanti auguri a tutti, se contano, buon anno e tanti auguri. Non è molto, però quello che posso. Ciao. Il Ballardo, nonché lo sceriffo, nonché Vittorio Ballardini. 100 Race Off, complimenti ragazzi per l'obiettivo raggiunto, un abbraccio, ciao a tutti. E dopo Vittorio, Ettore Ballardini. Ciao a tutti, sono Ermanno Mori, un salutone ai ragazzacci di Race Off per le 100 puntate raggiunte, obiettivo di grande passione ippica. A Roberto Trevisonno, a Moreno Monti e a tutti gli amici di Race Off formulo i migliori auguri per il 2022. Ne abbiamo molto bisogno, sia di pace che di serenità. Un abbraccio a tutti. Roberto Cesari. Race Off, the only horse show in the world. Paolo Massieri. Ciao Roberto, intanto ti ringrazio per gli auguri e Contraccambio. Ho appena ascoltato la 99esima, penso, quella dove c'è Ballardini, Fabrizio e Bonafè, e mi sono pisciato addosso del ridere, è stata veramente bella. Niente, siete molto bravi, la cosa è molto bella, speriamo che quest'altro anno mi mandi ancora un messaggio dove dici di farmi un vocale per la 200esima puntata. Ciao Roberto e auguri a tutti. Davide Montanari. Ciao Roberto, sono qui per farti i complimenti per tutte le tue interviste, una più bella dell'altra. Veramente una bella iniziativa. Ciao ciao da Daniela. Daniela Nobili. Voglio fare i miei migliori complimenti agli amici Bob e Moreno che hanno cominciato per gioco e contro ogni pronostico sono arrivati al podcast numero 100. Complimenti amici, continuate così e che il vostro 2022 sia ulteriormente migliore. Un abbraccio dalla vostra Liliana Pennati, a presto. Ciao Bob, volevo congratularmi con te per questo traguardo raggiunto e complimentarmi ancora per la tua trasmissione che è davvero divertente e appassionante. Colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri per un felice anno nuovo e per ricordare a Moreno che sono ancora in attesa delle vaste promesse per la scommessa che avevo vinto. Un bacio forte e a presto. Elena Villani. Ciao, sono Alberto Caramella Foà e volevo augurare buon anno a tutti gli amici, i nemici e gli indifferenti, ma soprattutto ai cavalli di Race Off. E complimenti per le 100 puntate tra Tot e Buc di questa trasmissione pazzesca. Comunque, 100 sono sempre uno in meno dei dalmata di Walt Disney, quindi forza, anzi, carica! Beh, tanti, sono stati veramente tanti. Io li ho ascoltati tutti con piacere, magari qualcuno si è perso, magari qualcuno, c'è qualcuno che ovviamente è stato un po' più simpatico, qualcuno che è stato un po' più professionale, ma del resto sono stati tutti i nostri graditissimi ospiti che hanno portato il gusto dell'ippica all'interno di questo podcast. Ti lascio l'ultimo commento, Moreno.
tutti i grandi amici, ringraziamo i nostri amici, tutti quanti, tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che ci ascoltano, che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, e volevo fare degli auguri speciali, perché siamo in un periodo speciale, perché siamo inutile che insistiamo con queste cose qua che ormai lo sappiamo tutti, questa volta speriamo di farcela tutta. Quindi, speriamo che sia la fine di tutto, non verifica, di questo marasma, di questa pandemia che ha veramente devastato questi anni, gli ultimi anni di vita. Speriamo che il 2022 sia l'anno della svolta, speriamo. Noi ce lo auguriamo, e quindi buon 2022 a tutti gli ascoltatori di Race Off, ma ovviamente a tutti quanti. E permettimi, faccio veramente l'ultimissimo ringraziamento anch'io, anche a tutti quelli che ci hanno dato anche la possibilità, al di là del nostro impegno, che non è stato poco, possiamo dirlo, ci siamo comunque impegnati per arrivare fin qua, anche a tutti quelli che ci hanno dato un po' di visibilità, quindi ringraziamo il forum di Max, che comunque ci ha dato visibilità, ringraziamo Teleromagna, ringraziamo Ipogroup, grazie al gruppo Facebook Gli Amici del Trotto, e sicuramente poi ci si dimentica di qualcuno. E chi ti viene in mente ancora, te, Moreno? Tutti quanti, così non ci dimentichiamo. Ecco, ringrazio gli ippodromi partenopei che ci hanno ospitato anche loro, quindi io davvero chiedo scusa se mi dimentico di qualcuno, siete stati veramente in tanti a permetterci di arrivare fin qua. Quindi grazie 100 volte a tutti, grazie Moreno anche a te per la pazienza di essere stato in mia compagnia, e buon grazie a voi, grazie 2022 a tutti, un abbraccio. Grazie mille, ciao a tutti, a presto. Ciao. A presto. Ciao. Ciao, al prossimo anno.